Ciao banda, viva Led Zeppelin, mi avete chiesto di farvi un corso nuovo ed eccomi qui e mi avete chiesto nello specifico come si disegna un cavallo. Allora, come si disegna un cavallo? In mille modi differenti. Prendiamo quello che abbiamo a disposizione, ho qualche matita, qualche penna, qualche pennarello, veramente un po' a casaccio. Faccio una piccola introduzione. Io penso, come oramai sapete, che la cosa più bella che esista al mondo sia scarabocchiare. Quindi sì, noi possiamo realizzare dei cavalli che sembrano proprio dei cavalli, però secondo me è molto più divertente inventarci dei cavalli tutti nostri. Quindi partiamo un po' scarabocchiando, poi proviamo a fare un cavallo in maniera un po' più realistica e dopodiché di nuovo ci divertiamo a scarabocchiare. Facciamo così, siete pronti? Prendete quindi carta e penna. Io utilizzo un nuovo blocco di schizzi che mi hanno regalato che si chiama Bambù, perché è fatto al 90% di bambù. E quindi vediamo anche come reagisce questa carta, che sono super curiosa. Già vedo che è bella porosa. Penso che vi metterò di nuovo qualche link di blocchi da schizzo che danno molta soddisfazione. La prima cosa che vogliamo fare facendo questo cavallo è farlo, come faccio spesso io, con delle forme geometriche. Quindi partiamo, proprio divertendoci, da un rettangolo, che sarà il corpo del cavallo. Io utilizzo, come spesso faccio, questi pennarelli calligrafici perché hanno questa punta a pennello, ve l'ho già mostrato miliardi di volte, come al solito qui sotto vi metto il link se volete provare a comprare anche voi questi pennarelli, perché come vedete fanno un effetto non omogeneo, cioè a seconda di come spingo la punta sul foglio il segno si allarga e si ristringe. Io faccio un rettangolo un po' storto, voglio veramente divertirmi e questo per me è il corpo del cavallo. Poi ci voglio fare un collo e faccio un altro rettangolo, dopodiché faccio un rettangolo che va un pochino a restringersi così. Già lo vedete, il mio cavallo sta venendo fuori. A questo punto qui ci faccio due occhietti, ci faccio due narici grosse, due orecchiette e qui tipo zig zag tutta la bella criniera. Poi sotto ci faccio le zampe semplicissimamente con dei rettangoli. Le zampe che poi finiscono su uno zoccolo e faccio una cosetta nera, così. Voilà, una bella coda. Allora, questo cavallo non è molto realistico, ma secondo me è super simpatico. Mi piace da morire. Posso anche divertirmi a farci delle decorazioni. Sapete che a me mi parte sempre il puntinato storto che mi diverte tantissimo. Secondo me alla fine viene un cavallo molto strano, molto storto, ma super simpatico, adatto a tantissime occasioni. Ecco fatto. Avete fatto anche voi il vostro cavallo? Posso farci delle righe? Questo cavallo può diventare anche una zebra volendo, può diventare un sacco di cose. Ora questo stesso cavallo lo facciamo lungo. Voglio fare il cavallo più matto del mondo, quindi questo nostro rettangolo lo facciamo lunghissimo, storto, mi raccomando. Sempre questo collo, a questo punto lo faccio piccolo, poi faccio il suo musotto con gli occhi, le due froge, narici, le orecchiette. E la criniera gliela posso fare per esempio così, perché questo potrebbe essere un cavallo che corre, quindi ci faccio le zampette che vanno in avanti e indietro. In realtà i cavalli non corrono così, però secondo me, vedete, adesso faccio anche gli zoccoli e anche la coda gliela faccio che è tutta sollevata, perché questo cavallo sta saltando un ostacolo. Questo ostacolo potrebbe essere, guardate, facciamo proprio il prato che sta saltando un fiorellino.
Allora mi direte, vabbè, ma io il cavallo così lo sapevo già fare. Però non l'avevate fatto. Bene, questo è un primissimo modo di fare un cavallo. Adesso io giro, prendo un altro foglio e utilizzando questo stesso schema lo faccio un pochino più morbido. Quindi possiamo anche metterlo sotto e ricalcarlo. Non so se voi vedete, ma lo potete fare col vostro foglio, e invece di utilizzare dei rettangoli ci ripasso sopra. Guardate, ve lo faccio piano piano con la matita in maniera che lo potete vedere pure voi. Noi avevamo questo schema fatto così, tutto fatto a rettangoli con le zampe, e col pennarello ci ripasso sopra, però facendo delle curve morbide. Quindi questo diventa il mio muso, poi ci faccio le due orecchiette e poi faccio tutto un'unica linea più morbida. Anche il collo lo faccio più morbido e anche il sederotto, che sarebbe il garrese. A questo punto ci faccio sempre i miei occhietti, ci faccio le narici. Ci faccio la mia bella criniera, anche questa la facciamo tutta più curva, e la coda, che la possiamo fare un po' come ci pare. E poi sempre ci facciamo qualcosa di nero sotto che ci ricorda un po' gli zoccoli. Bene, questo cavallo pure mi è super super simpatico. Stessa cosa facciamo per il cavallo che corre. Quindi questo cavallo lo ricalchiamo. Semplicemente, invece che utilizzare delle linee drittissime, utilizziamo delle linee più curve. Gli occhietti, le narici grosse, le orecchie, ed ecco il nostro cavallo che corre, che zompa. Yeah! Bene. Questo diciamo che è il nostro cavallo fantasioso. Adesso vogliamo provare a fare quelle cose di cui troverete miliardi di tutorial. Le facciamo insieme, che si utilizzano tutta una serie di cerchi, di linee per fare un cavallo in maniera un pochino più realistica. Partiamo dal muso. Il muso del cavallo, noi facciamo un cerchio. Come si fa un cerchio? Ve l'ho già insegnato tantissime volte. Prendete la matita e piano piano fate tanti cerchi concentrici finché non trovate il cerchio che più vi soddisfa, che per me è questo qui. Questo è dove andrà l'occhio del cavallo, è proprio il pezzo della capoccia del cavallo dove metteremo l'occhio. E qui ci facciamo la parte del muso che va avanti, quindi a metà del nostro cerchio facciamo come se fosse una specie di becco, dove andranno le nostre narici. Poi facciamo il pezzettino della bocca, quindi facciamo un pezzettino più piccolo, come un becco più piccolo qua sotto. Sembra una papera, ma verrà fuori un cavallo. Questo è il nostro muso. A questo punto dobbiamo fare il corpo, e noi ce lo immaginiamo qui il corpo. Lo possiamo fare con dei cerchi, lo possiamo fare con degli ovali. Proviamo a fare un ovale, quindi qui ci andrà il nostro collo. Il collo noi ce lo immaginiamo che va ad allargarsi, così. Ci siete? Vedete? Da qui facciamo partire un ovale. Come si fa un ovale? Esattamente come il cerchio. Ne fate un po' finché non ne trovate uno che vi piaccia. Bene. A questo punto facciamo un altro cerchio, che sarà il sederotto del nostro cavallo, che si dovrà intersecare, parola difficilissima per i bambini piccoli, va a unirsi, a incrociarsi col nostro ovale. Sempre per fare un cerchio ne facciamo tanti concentrici. Bene, unendo tutto questo che abbiamo fatto, abbiamo il corpo del nostro cavallo. Dobbiamo seguire le curve
che si creano con queste forme geometriche che abbiamo fatto. Cominciate a vederlo? Ora dobbiamo fare le zampe. Le zampe del cavallo in realtà non sono dritte dritte, hanno una parte più cicciotta, quindi qui dove si aggancia la prima zampa facciamo un altro cerchietto e poi ne facciamo un altro anche qua dietro, che saranno le attaccature delle le anche, diciamo, delle zampe del nostro cavallo. E anche qui andremo a seguire queste forme che stiamo facendo. Ora la zampa di avanti noi la facciamo che va leggermente all'indietro, così. Qui avremo un ginocchio e poi finisce la zampa del nostro cavallo. Io la faccio un po' a zampa d'elefante. E lo zoccolo, è una specie di rettangolo un po' aperto, ok? La zampa di dietro del cavallo è diversa da quella davanti. Ha una parte che va molto indietro, poi il nostro ginocchietto, e una parte che va molto avanti. Io sempre l'apro un po' a zampa d'elefante, io adoro i pantaloni a zampa d'elefante, e sempre finisce con lo zoccolo. Adesso aggiungiamo dei dettagli, le orecchie, facciamo dei triangolini qui, l'occhio, lo potete fare come vi pare, potete farlo, abbiamo fatto il corso sulle facce, quindi sappiamo disegnare tutti gli occhi possibili e immaginabili. Io faccio soltanto la parte di sopra un tondino e qui le nostre narici. Le narici del cavallo sono molto allungate. Uniamo tutto. Ecco, questo è decisamente un cavallo. Un po' triste, possiamo farlo pure un po' più sorridente. Ora facciamo la nostra meravigliosa criniera. Effettivamente, come fai la criniera del cavallo? Ecco che viene fuori proprio lui. Come lo chiamiamo? Anzitutto, un cavallo o una cavalla? Secondo me questo è un cavallo. Possiamo farci anche dei ciuffettini qua davanti, tipo frangetta. Cavallo un po' spettinato, facciamo. E la nostra meravigliosa coda. Fate un po' di dettagli se volete, potete scurire con la matita. Queste sto utilizzando delle matite abbastanza morbide, sono le 2B. Abbiamo fatto il corso sulle matite, vi ho spiegato la differenza tra le matite B, che sono quelle morbide, e le matite H, che sono quelle dure. Comunque trovate come al solito tutti i corsi o sul canale di YouTube e quasi tutti sono sul canale, sul mio sito friendtheory.com. Io faccio un po' di ombrette nella parte di sotto del mio cavallo, perché suppongo che la luce venga da sopra. Abbiamo fatto tutto un corso sui chiaroscuri, quindi vedrete che tutto quello che noi abbiamo imparato sui chiaroscuri nelle forme tonde, abbiamo fatto il chiaroscuro su una sfera che poi è diventata una meravigliosa mongolfiera, vedrete che poi qui ci è super utile per rendere questo cavallo un po' tridimensionale. Ora io vi posso dire proprio la sincera verità, questo cavallo è carino, perché è carino. Fateci la mascella, mi raccomando, abbiamo tutte le linee sotto, le linee guida, i cerchi, gli ovali che ci aiutano a fare tutti questi dettagli. Questo è un bellissimo cavalluccio, però a me mi sta molto più simpatico questo, a voi no, ma a me piace molto più questo. Ma proseguiamo, rifacciamo questo cavallo e lo facciamo che cammina. Allora, già partendo da questo cavallo potremmo aggiungere le altre due zampe in movimento invece che ferma. Questo è proprio un cavallo fermo che c'ha, guarda, gli faccio pure un fiorellino in bocca, sta masticando un fiorellino o ha raccolto un fiorellino. Se vogliamo farlo che cammini, dobbiamo aggiungere due zampe che si muovono. È molto importante considerare questa zampa divisa in due, quindi c'è la parte di sopra, il ginocchio, e la parte di sotto. Quindi da qui noi facciamo partire la zampetta, quella
che sta dietro, che non si vede, ginocchio, e l'altro pezzo lo facciamo che se ne torna indietro. Questo è un cavallo che sta per cominciare a fare un passo, no? Ecco già che questo cavallo improvvisamente si sta muovendo. Stessa cosa qui. Ed ecco che un cavallo fermo diventa improvvisamente un cavallo in movimento. Bene, questo stesso cavallo potremmo farlo, ed è una cosa che succede molto spesso, con la testa chinata, con la testa all'ingiù. Quindi ripartiamo, stesse forme ma posizionate in maniera un po' differenti. Partiamo sempre dal nostro cerchio, che sarà questo, il nostro muso. Quindi facciamo questo cerchio. Questa volta il becco, come l'ho chiamato io, che è la parte davanti del muso, quello dove andranno le narici, non lo facciamo davanti ma lo facciamo all'ingiù, così. E come abbiamo fatto qui, facciamo un altro pezzettino che è la parte di sotto, diciamo, della, il labbro di sotto, se i cavalli hanno labbra, è quello di sotto. A questo punto il nostro collo diventerà un pochino più lungo, cioè da qui partiamo e facciamo questo collo un po' allargato, come se fosse un'altra specie di becco, che finisce qui, dove parte il nostro ovale, che sarà la parte anteriore del suo corpo. Alla fine dell'ovale facciamo il cerchio, lo possiamo fare un pochino più in alto, così diventa un cavallo molto molto più dinamico. Uniamo sempre tutte queste forme e comincia a venire fuori il nostro cavallo in movimento, e questo è il suo corpo. Le zampe le abbiamo già fatte, cominciamo a fare un cerchio qui e un cerchio qui, da cui partirà la prima parte della zampa, rotula e non mi basta il foglio, chi se ne importa, la parte di sotto. Idem qui, vi ricordate che la zampa dietro va verso indietro, rotola e poi si muove. Questo è un cavallo che sta un po' scalciando all'indietro, quindi quest'altra zampa io mi diverto a fargliela sempre molto molto in movimento, e anche questa. Ovviamente tutti questi cerchi, questi segni, poi con la gomma da cancellare si possono attenuare o addirittura cancellare, in maniera che poi resta in evidenza soltanto la parte che noi vogliamo effettivamente far vedere di questo nostro disegno. Facciamo le orecchiette, 1 e 2, l'occhio, la narice e la nostra fantastica criniera. Guardate questo cavallo com'è molto 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 più dinamico. Ora, partendo quindi da queste forme, che ricordiamolo sono il cerchio della testa da cui parte un becco, il collo che si apre, un bello ovale e un cerchio dietro per fare il sederotto, dei cerchi per agganciare le zampe e le zampe divise in due, la parte di sopra, rotula, ginocchio, chiamiamolo come ci pare, e la parte di sotto. Bene, adesso ci divertiamo. Facciamo una cosa che non è né questa né questa. Partiamo da queste forme e le facciamo super diverse. Invece che cerchi facciamo le quadrate, facciamo un cavallo matto. Invece del cerchio abbiamo detto facciamo un quadrato. Storto, eh? Qua bisogna ritornare a giocare. Da questo quadrato facciamo partire la nostra facciotta del cavallo. Bene,
Questo quadrato è il collo, questa è la sua faccia. Sotto facciamo invece dell'ovale un altro rettangolone e poi lo facciamo finire con un cerchio. Vedete che è questa roba? È un cavallo? Sì, guardate, è il cavallo più matto del mondo. È un cavallo molto artistico. Qua facciamo la sua faccetta, le orecchiette e poi dopo diventa stranissimo. Molto storto, sembra quasi una pittura rupestre, ragazzi, mi sembra bellissimo. E da qui ci facciamo partire le zampotte tutte storte. Avete mai visto quelle pitture, nelle grotte, nelle caverne, in cui le bestie venivano raffigurate in maniera molto molto massiccia? Ora invece lo facciamo, sempre con tutti questi elementi un po' quadrati. Lo facciamo snello e nervoso. Quindi partiamo dalla nostra faccina, ora abbiamo capito che è un cerchio da cui parte una specie di becco. Il collo lo facciamo, dovete proprio disegnare come se qualcuno vi stesse dando una spinta, come se qualcuno vi stesse dando una gomitata. Il collo così. Guardate che collo lungo. Da qui invece dell'ovale facciamo un rettangolo, poi ne facciamo un altro un pochino storto ed ecco che abbiamo le basi per fare un cavallo quasi alla Egon Schiele. Egon Schiele, andatevelo a vedere, è un artista, per chi non lo conoscesse, che faceva queste cose molto nervose come tratto, che poi tra l'altro viene molto preso a esempio da molti fumettisti. Che fanno per esempio Dylan Dog, che fanno questi fumetti un po' dell'orrore. Allora, guardate, utilizzando poi un pennarello, come viene bello. Facciamo la nostra zampa. Vedete che sto disegnando come se qualcuno mi stesse dando una gomitata, che è un modo che per me è super utile per fare degli schizzi, per inventarmi delle forme nuove. Ecco la seconda zampa. Wow, mi piace tantissimo la criniera e la coda, le narici. A me piace moltissimo. Faccio qualche dettaglio, con la matita posso darci delle ombre. Lo riempio tutto, un bel cavallo scuro questo. Sono schizzi a questi, per cui non dobbiamo andare troppo per il sottile. Alla fine ognuno di questi schizzi può diventare un nostro piccolo capolavoro. Quindi la cosa che io vi invito a fare alla fine è di scegliere uno di questi schizzi o tutti e di provare a rifarli con l'acquerello. Oramai di corsi di acquerello ne ho fatti tantissimi, ne potete trovare tutti quelli che volete. Per esempio abbiamo fatto la casetta, abbiamo fatto il gatto con l'acquerello, con la stessa tecnica potete fare questo cavallo, ma non vi preoccupate che non abbiamo finito con l'acquerello, ne faremo altri. Vi ricordate? Se volete portare questo disegno, che a me piace tantissimo come è venuto fuori, su un foglio di carta di acquerello, vi ricordate come si fa? Qua dietro con una matita molto morbida, io addirittura posso utilizzare una 6B, ma una 2B va benissimo. Passate dove avete disegnato. A questo punto creerete una specie di carta carbone, ve lo faccio rivedere perché magari non avete seguito tutti e tutti i corsi di acquarello che ho fatto. Diventa una specie di carta carbone, quindi poi prendete il vostro bel foglio di carta d'acquerello, ci posate sopra questo e con una penna o una matita ricalcate. Sotto avrete la traccia del vostro cavallo. Un ultimo cavallo che voglio fare con voi per liberarci veramente lo spirito. Prendo un pennarello nuovo perché questo si sta scaricando. Prendiamo uno di questi cavalli che abbiamo fatto e invece che fare tutte le forme, il cerchio, l'ovale, eccetera, lo ricopiamo senza mai staccare la penna dal foglio. Questo
Quindi partite da dove volete, io parto dalle orecchie e lo ricopio senza mai staccare la penna. Verrà un cavallo molto artistico, vedrete. Questo è un esercizio che io vi invito a fare perché è un esercizio che vi porta poi ad avere molta manualità e crea queste linee decorate, un po' tipo fil di ferro. Che secondo me sono molto molto eleganti. Qui io stacco la penna per arrivare a quest'altra zampa che però faccio con un unico tratto e a questo punto posso fare i miei dettagli, la narice, le guardate anche la criniera, decido di non staccare mai la penna e la coda. Voilà! Ed ecco ragazzi come si disegna un cavallo in mille e mille e mille e mille e mille modi differenti. Ne vogliamo fare un ultimo veramente mattissimo? Facciamo una specie di sole che tramonta. Da qui ci facciamo partire il collo e il musotto. Le orecchie, la criniera e le zampette piccole, piccole, piccole. Due occhietti, un sorriso, una narice, una coda. Questo cavallo è super simpatico. Lo faccio a righine, è matto, non sembra per niente i cavalli che vedete in campagna o alla TV, ma è stupendo. Questo colorato con colori vivacissimi ad acquerello diventa veramente una cosa stupenda, e infatti penso proprio che questo cavallo sarà alla fine quello che io realizzerò. Spero che vi siate divertiti con me. Questo era il mio corso di Frenetyry, come si disegnano i cavalli. Ricordatevi di scarabocchiare sempre, di divertirvi come matti, e la prossima volta faremo qualcosa di nuovo. Se avete domande su questo corso, per esempio, sì, ma come si disegna un cavallo visto da davanti o visto da dietro, se vi serve, o se vogliamo fare un corso tutto su come è fatto il muso del cavallo. Guardate, io qua mi ero fatta dei piccoli schizzi. Vedrete che vi risponderò. Come al solito, carissimi amici, viva il lardo Zeppelin! Alla prossima! Oh, my kids just like making noise! What's the matter, Jake? My kids just like making noise.